L'ingegneria per l'industria e la mobilità sostenibile. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Ne abbiamo parlato con Antonio Ficarella, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento. Io credo che conoscere le potenzialità di questa città, di questa regione, sia una cosa molto importante ed è soprattutto molto importante per le nostre giovani e i nostri giovani, perché devono comprendere che qui c'è tanto da imparare, possono crescere professionalmente anche dal punto di vista umano. Su tanti temi così importanti come la sostenibilità dell'industria, dell'ingegneria e altri temi di grande importanza, e soprattutto comprendere che qui in questa terra possono costruire veramente tante cose importanti e soprattutto il loro futuro. Confindustria Brindisi è sempre attenta ai problemi della mobilità, della sostenibilità, dell'ingegneria e dell'industria, su come fare impresa nella maniera più corretta. Ai nostri microfoni Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi e delegato di Confindustria Puglia per il settore energia. Ogni tanto abbiamo bisogno di fermarci, abbiamo bisogno, presi dalla quotidianità, dai problemi quotidiani, abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno poi di ripartire, ma ripartire dopo aver riflettuto su quello che vogliamo fare, dandoci una visione, dando una visione a quello che stiamo facendo nelle nostre imprese e a quello che si può fare sui nostri territori. Brindisi ha delle grandi possibilità, Brindisi ha delle grandi potenzialità. Spesso non ne siamo noi consapevoli e dobbiamo cominciare questa consapevolezza a farla nostra, a farla propria, e credo che oggi chi viene da fuori, un poeta, uno scrittore, ci ha fatto capire che noi possiamo farlo e possiamo farlo nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre università e nelle nostre imprese, perché il senso della comunità deve crescere ancora di più e dobbiamo farla ancora più nostra. Questa comunità brindisina credo che abbia le carte in regola per, visto che ha un porto, un aeroporto, un bellissimo lungomare interno alla città, al centro della città, abbia la possibilità anche insieme alla formazione, all'università e quello che abbiamo, di bello abbiamo, di poter fare molto di più sia dal punto di vista turistico e anche dal punto di vista dell'impresa. Facendole stare assieme, facendole coesistere e buttando giù quegli steccati che non esistono più ormai da tempo in tutte le parti del mondo, fuorché qui. E io credo che qui noi l'importante abbiamo la storia, abbiamo questo vento greco da una parte, il vento romano dall'altra ci arriva addosso e con la nostra creatività possiamo fare sicuramente molto di più e dare un futuro ai nostri giovani. Questo è il nostro obiettivo.